Buongiorno. Recentemente con il marchio Industria e Letteratura, il collega e amico Niccolò Scaffai, insieme al poeta Gabriel del Sarto, hanno inaugurato questa collana che si chiama Poetica, dal curioso formato quadrato, nella quale stanno uscendo libri molto interessanti. Oggi vi parlo di Riccardo Frolloni, Corpo striato. Ebbene, corpo striato è un parte del nostro cervello, e Riccardo Frolloni nasce nel 93 a Macerata, insegna italiano e latino nei licei. La poesia forse eponima di tutta la raccolta dedicata a mio padre morto. E questa Materiali Quinto vi vado a leggere. Vendevano elettrodomestici, batterie, lui lo chiamavano Brion Vega, perché vendeva quei prodotti. Chiusero i battenti quando Nilla si è ammalata. Non si fanno più vedere in giro. Lei dorme con il pannolino, non lo dice. Parkinson, in confidenza, da donna a donna. Parla della testa, di una ferita al corpo striato, lo dice come una vergogna. Corpo striato. La notte non riesce a trattenersi, si muove in movimento e solo la morte zittire. Il movimento ineluttabile del Parkinson che tutti noi conosciamo e solo la morte può zittire. Poesie drammatiche, poesie forti, e vi raccomando, Riccardo Frolloni. Corpo striato, industria e letteratura. Arrivederci.